La Basilicata non può e non vuole fare a meno della struttura di riabilitazione psicomotoria Don Uva di Potenza. Il sistema sanitario regionale ha bisogno dell'apporto di tutte le professionalità impiegate e dei servizi che vengono offerti al territorio. Con queste parole l'assessore regionale alla sanità, Attilio Martorano, si è rivolto ai lavoratori nel corso di un'assemblea con la partecipazione dei rappresentanti sindacali per affrontare la crisi finanziaria del centro, prestando attenzione alla questione dell'erogazione delle mensilità arretrate da versare ai dipendenti. Martorano ha poi annunciato che nel corso della prossima settimana potrebbero essere emessi i pagamenti relativi al saldo del mese di maggio e di tutto il mese di giugno, grazie alla disponibilità dell'azienda sanitaria di Potenza, che ha voluto mettere a disposizione fondi corrispondenti al credito maturato da parte del Don Uva. Il governo regionale, ha concluso l'assessore Martorano, continuerà ad impegnarsi per preservare in Basilicata il presidio sanitario potentino, rivendicando la piena autonomia gestionale, economica e decisionale rispetto alle altre sedi pugliesi.